tutti. Hello guys. Allora, vogliamo parlarvi, siamo appena stati a Sofia, quindi come vogliamo fantastica esatto, vogliamo parlarvi proprio di questo viaggio e abbiamo deciso di portarvi con noi, quindi in questo video vedrete tutto quello che abbiamo visto, tutto quello che abbiamo fatto. Ci sono i sottotitoli, quindi basta attivarli. Facciamo un piccolo inquadramento della città, giusto per prendere un po' di confidenza con l'argomento. Allora, Sofia è la capitale della Bulgaria ed è una città molto antica e storicamente, per via della comoda posizione, è sempre stato un territorio conteso da tutte le popolazioni vicine. I ritrovamenti più antichi di Sofia risalgono infatti a 7000 anni fa, quindi è la terza città più antica d'Europa, dopo Atene e Roma. Infatti ha cambiato ben 4 volte il suo nome. Nasce come Serdica, dall'antica tribù dei Serdi, tribù assorbita dai Traci, e nel 45 d.C. viene annessa dall'Impero Romano e diviene provincia della Tracia Romana. L'architettura urbanistica risulta infatti simile a quella di tutte le altre città romane e ci sono diversi ritrovamenti che lo testimoniano. Inizio del 9 secolo d.C. entra nel primo regno bulgaro e il nome da Serdica viene Sredez in slavo, che significa appunto al centro. Si trova nella comodissima posizione di via di mezzo tra Belgrado e Istanbul, subito dopo le montagne. Per secoli resistette alle insistenti invasioni bizantine. Ma dopo la morte dell'ultimo zar bulgaro, Ivan Vladislav, nel 1018, Sredez, così come gran parte dei territori bulgari, viene inglobata all'interno dell'impero bizantino e viene ribattezzata come Triadizza, che vuol dire tra le montagne. Poi, nel 1194, venne riconquistata dallo stato bulgaro e riannessa allo stato bulgaro grazie allo zar Asen I e le venne riassegnato l'antico nome slavo di Sredez. All'inizio del XIV secolo d.C., la città fu colpita da un forte terremoto che danneggiò pesantemente la città. Da lì la città mostrò una forte determinazione nella ricostruzione delle città, a cui contribuì chiunque, dai cittadini ai nobili, e cambiò per l'ultima volta, quindi definitivamente, il nome in Sofia. Che, contrariamente a quanto si possa pensare, non deriva da Santa Sofia, ma dal concetto filosofico greco Sofia, che vuol dire sapienza divina. Detto questo, buona visione! Ciao amici di Sofia! Siamo appena arrivati, siamo nel famosissimo Terminal 1, è strafighissimo. Taratarata. Però ci sono gli MMS giganti, eccoli lì. Wow wow wow! Allora ragazzi, qui in aeroporto c'è una fantastica scultura, credo e spero che sia per la Pasqua, e adesso ve la farò vedere. Cosa stai facendo? Wow, una mega palla fatta di tante uova colorate! Cosa stai facendo? Tu stai giudicando questa fantastica scultura. Tante uova colorate. Bov! Buona Pasqua! Auguri! Siamo appena approdati e abbiamo finalmente fatto il cambio in lev, che lev vuol dire leone. Allora, primo problema: se volete cambiare i soldi dagli euro, fatelo appena uscite, proprio dopo i controlli del passaporto. C'è un gazebo che fa il cambio, fatelo lì perché è più conveniente. Una volta che uscite dagli arrivi, fanati, cioè assolutamente no, noi non l'abbiamo fatto, altrimenti come abbiamo fatto noi, prelevate dalla macchinetta Unicredit che c'è all'ingresso della metro. Tra l'altro questa metro è tipo fighissima. Fighissima, falla vedere. Ha una statua tipo all'ingresso. Cioè è proprio fica, ecco lì c'è la statua in fondo, proprio lì, qua, ed è anche un po' che stop tra l'altro. E questa è la metro ed è tipo in superficie. No, è fichissima. Ragazzi, fa un freddo cane! Allora, siamo alla stazione di Serdica, che dovrebbe essere praticamente in centro, nel centro, e pollice in suissimo per i mezzi pubblici di Sofia. Cioè, e anche per le stazioni, sono tutte bellissime. Benissimo, sono fantastiche. E fa un freddo, c'è un brindaccio che sta per diluviare. E quella che vedete da dietro è la statua di Sofia. Siamo appena arrivati in camera e questa è la nostra camera, con una fatina leggiadra in un fondo rosa. Allora, ci aspettavamo il bel tempo e le previsioni meteo ci hanno mentito. Hanno detto sole 25 gradi, ci siamo beccati la grande. E quindi non eravamo pronti. Adesso andiamo a fare un giro, vediamo un po' di raccattare qualcosa da mangiare. Soprattutto un ombrello e una felpa, perché tipo io provo tutte le maglie corte, la sciarpina leggera e fa un freddo porco.
c'è la prima tappa del nostro tour, la chiesa di Sveta Nedelia. La cosa che mi ha colpito subito di questo edificio è la sua capacità di creare un ambiente quasi intimo che invoglia la sosta, nonostante si trovi in pieno centro e in una zona molto trafficata, grazie alla presenza degli alberi che la circondano e dell'arianzatura rispetto al terreno su cui è posta. Prima della costruzione della cattedrale di Aleksandr Nevskij era questa la cattedrale della città, e ancora oggi Sveta Nedelia è più frequentata dai cittadini di Sofia e preferita nella celebrazione di rituali religiosi come battesimi o matrimoni. All'interno si percepisce un'atmosfera indescrivibile, in quanto si vede che l'edificio ha subito diverse influenze nel corso del tempo e delle varie ricostruzioni. Ha un'anima quasi ibrida, risulta quasi come se fosse più cose contemporaneamente, e si vede infatti dall'architettura all'iconografia che l'edificio è stato in passato più cose. Ad oggi entrarci regala davvero una suggestiva ed imperdibile esperienza che consiglio assolutamente. Il primo grande restauro ci fu a seguito del grande terremoto del 1858. Grazie a fondi cittadini e doni da parte dei nobili, la chiesa fu ricostruita con l'aggiunta di campanili, cupole, fu rivestita all'esterno di mattoni rossi e il terreno attorno fu rimosso, creando così un rialzo. La chiesa fu purtroppo scenario di un terribile evento. Il 16 aprile 1925, durante un rito funebre, ci fu un attentato, imputato ai comunisti, ai danni dello zar Boris III e della famiglia reale. Lo zar si salvò, ma morirono oltre un centinaio di persone e la chiesa fu gravemente danneggiata. Nel 1930 la chiesa fu ricostruita, tentando di riportarla all'originario stile neobizantino con planimetria croce greca. Nel 1931 il restauro terminò, la chiesa fu riconsacrata e riaperta al culto. È una via bellissima, tra l'altro, perché tra l'altro dall'altra parte c'è tipo la montagna di San Giro e la vedrete, ed è pieno di negozini carini e simpatici, e c'è tipo un fiore di Vitoscia. Adesso mi giro e vedrete le montagne alle mie spalle. No, è molto carino, spalle. Molto. Anche questo palazzo con i fiori è molto figo. Ecco le montagne, gli erti, le vate fiche. Saluta le montagne. Ciao montagne. E lì c'è un palazzo con i fiori, molto figo. No, è molto carina questa via, credo sia proprio centro-centro. Ripeto solo per il tempo. No, fa veramente tipo freddissimo. Infatti penso che entrerò da Kem a comprarmi un cappello. Una sciarpa ancora più pesante, un poncho, un qualcosa. Wow, siamo appena usciti da questo ristorante italiano che ci ha fregato, nel senso che noi siamo accorsi perché c'era il diluvio universale, sì. E ci aspettavamo un ristorante tipico. Vabbè, però c'era. Però fortuna vuole tipico. C'era il piatto tipico. Ci siamo trovati molto però siamo trovati bene. Con le musiche di Eros Ramazzotti. C'era Zucchero. La musica italiana grande. C'era molto O Bella Ciao, Bella Ciao. Quindi sì, c'era Neck, c'era Umberto Tozzi. Insomma, un po' tutti sono passati. Sì, bello. Niente, il centro devo dire che è abbastanza vivo comunque di sera. E se siamo pieni, adesso andiamo a vedere la parte rimanente che non siamo sì, riusciti a vedere perché c'era giro, il diluvio. Poi siamo un po' cotti, quindi. Perché poi domani tour de force, domani assolutamente. Tutto domani dobbiamo fare. Altre due cose strane che abbiamo visto oggi. Pensavo fosse una foto. Uno, qui chiamano i taxi come in America, quindi tipo oggi uno ha fermato un taxi in mezzo alla strada e si è fiondato dentro così. Taxi di continuo ti fermano, c'erano i taxi, Taxi gialli poi, wow, non avevo mai visti. Poi una seconda cosa, simbolo. Qui c'è tipo, non so, siamo andati oggi in quello che era il Museo Nazionale di Storia, di Scienze, non mi ricordo, e c'era tipo una fontana che faceva uscire acqua calda, la gente beveva quest'acqua calda dalla fontana. Acqua calda, strano. Tutta casata beveva quest'acqua calda. Bene, queste erano le due stranezze della giornata. Vediamo domani quali altri vedremo. Ormai i leoni qui sono ovunque, hanno le statue in centro del parco, la loro moneta si chiama leone. Che esatto, che il simbolo della Bulgaria sia il leone, proprio perché li stiamo vedendo un po' La guida non diceva nulla in tema, e anche ma la moneta locale si chiama lev, che dovrebbe significare leone. Comunque quelli che si dovrebbero intravedere sono i leoni alle quattro estremità, però si vede pochissimo. Hola. Reso conto della giornata, siamo veramente stanchissimi, perché purtroppo siamo arrivati nel tardo pomeriggio, quindi come avete potuto vedere abbiamo visto veramente poco.
Abbiamo corso come dei pazzi, tentando di vedere il più possibile. Adesso siamo un po' cotti, ma molto ottimisti per domani. Adesso è il momento scrittura cartoline. Tra l'altro con molta fantasia abbiamo comprato praticamente 6 cartoline, praticamente a copie di 3, tutte uguali. Wow! L'unica pecca, che ci tengo a dirlo, che veramente mi ha straziato il cuore, è pieno di cani randagi per la città. E questa cosa è massacrante per me. Non è colpa loro. Però facciamo una tenerezza, delle linee parchi di... Comunque, bene, ragazzi, ci si vede domani. Buonanotte. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo pronti e operativi per affrontare questa giornata. Siamo in via Maria Luisa, dedicata alla Maria Luisa di Borbone, moglie di... del primo principe bulgaro, quando è stato fatto il principato, praticamente. E lei era una Borbone di Parma. E niente, questo è per dire che c'è un po' di italianità qua. Esatto, vogliamo vedere Piazza Garibaldi davanti. Perché molti bulgari facevano parte dei garibaldini del... Esatto. E niente, fa sempre un freddo cane. Abbiamo anche avuto la fortuna enorme di trovare, per tutti gli italiani in ascolto, di trovare un ostello che si chiama appunto Hostel House, che è proprio Italian qui House, in via Maria Luisa, e parlano italiano, quindi è una grandissima fortuna, perché abbattiamo la barriera linguistica e sono stati comunque molto molto gentili. Ma eccoci davanti a ciò che io ho preferito di tutta Sofia, ovvero la chiesa russa di San Nicola, che fu costruita tra il 1907 e il 1914, più o meno lo stesso periodo della costruzione di Alexander Nevsky. Questa chiesa venne costruita al posto della moschea Sarai, che venne distrutta nel 1882, e venne eretta quindi questa San Nicola per volontà dell'ambasciatore russo Mr. Kurilo. Infatti attualmente l'ambasciata russa è anche lì vicina. Questa chiesa rappresenta uno stile architettonico russo medievale, infatti presenta le classiche cupole a cipolla. Le 8 campane sono tra l'altro un regalo dell'imperatore russo Nicola II. Inoltre all'interno c'è una cripta che ospita le spoglie dell'arcivescovo Serfim Sobolev, beato per i cristiani ortodossi. La chiesa, dopo il 1920, divenne centro di vita spirituale per gli immigrati russi che trovarono riparo in Bulgaria dopo la rivoluzione d'ottobre, e dal 1953 è sotto la giurisdizione del patriarca di Mosca. Eccoci davanti alla cattedrale di Alexander Nevsky, ovvero l'edificio più conosciuto e rappresentativo di tutta Sofia. È la più monumentale chiesa della Bulgaria ed è la seconda chiesa ortodossa dei Balcani come grandezza, dopo il tempio di San Sava di Belgrado. Infatti le sue misure sono imponenti. Occupa infatti un'area di oltre 3.000 metri quadri e al suo interno può contenere fino a 7.000 persone. Lo stile è chiaramente neo-bizantino, infatti i suoi interni sono bui e capaci di creare un'atmosfera che mette molto in soggezione. Infatti è stata realizzata in segno di riconoscenza verso la Russia e in memoria dei 200.000 soldati sovietici caduti nella guerra russo-turca che andò dal 1877 al 1878. Nel 1924 fu consacrata e intitolata alla memoria di Alexander Nevsky, un eroe nazionale russo che visse però dal 1220 al 1263. Nevsky era un famoso guerriero medievale che non combatté direttamente contro i turchi, ma nel 1240 si distinse contro gli svedesi nei pressi del fiume Neva, in quella che fu la prima e significativa vittoria militare dell'esercito di una nazione slava. Nevsky fu proclamato santo nel 1547. Sul lato ovest della chiesa si trova il monumento al Milite Ignoto, su cui arde una fiamma eterna. È dedicato a tutti i soldati bulgari morti nei secoli per la difesa della patria. Fu inaugurato nel 1981 per l'anniversario dei 1300 anni dalla nascita dello Stato bulgaro. Davanti al monumento è presente anche il grande leone di bronzo, scolpito nel 1933 e rappresentante il coraggio dei soldati. Un po' di sole, mamma mia, e ci stiamo crogiolando. Freddo cane. Siamo davanti al teatro, bellissimo, tra l'altro uno dei più belli visti finora. Assolutamente. Avevo letto una curiosità, ovvero che la facciata, l'alto rilievo andava placcato in oro in alcune zone, solo che non avevano specificato quali, e diciamo che chi doveva occuparsi di questa placcatura d'oro l'ha placcato in maniera un po' libera e ha placcato delle zone un pochino discutibili, tipo l'angiolettino, cioè il pisellino,
tutto dorato, cioè le zonine intime. Le zonine intime, cioè vedremo un punto, un angioletto con il pisellino dorato. Dorato, dorato. Si congela, dobbiamo cambiare. Sì, ciao. È tornato di nuovo a diluviare, siamo tornati in questo family bar che dovrebbe essere un sostituto dell'albero di caffè, perché sopra c'è il tipo finissimo. La strada che vedete è Boulevard Tsar Osvoboditel, dedicata allo zar Alessandro II di Russia, che era considerato il liberatore per il suo ruolo nella guerra, strappando la Bulgaria al giogo ottomano. L'ampio ed elegante viale deve la sua originalità soprattutto grazie al colore giallo che lo contraddistingue, ed è anche un colore dominante della capitale bulgara. Il tipico pavimento giallo che vedete è un regalo dell'imperatore austriaco Francesco Giuseppe, che volle festeggiare il secondo matrimonio del cugino, che era il principe Ferdinando I, vedovo della nostra italiana Maria Luisa, e che nel 1907 si risposò con Eleonora di Reuss-Kostritz. L'idea di questo pavimento giallo piacque così tanto alla città che da allora non fu mai rimosso, ed è appunto ancora ad oggi un tratto che contraddistingue la capitale bulgara. Allora, siamo davanti. Allora, partiamo prima con le informazioni pratiche. Sì. Se volete spedire le cartoline, i francobolli si possono acquistare solo all'ufficio postale. Esatto. C'è proprio il chioschetto all'entrata e lo fate lì, e poi ci sono le varie buche. Ma le buche direttamente là dietro. Dovete andare sulle prime. Adesso siamo davanti alla chiesa di Santa Sofia. Che ovviamente le sue cripte sono chiuse il lunedì. Le cripte sembravano bellissime, ma aperte tutti i giorni, tranne il lunedì. Se vi dico che giorno è oggi, scoppiate a ridere anche voi. Quindi niente cripte, però peccato, perché sembravano belle. La chiesa dentro era anche bella, almeno quella era aperta. È molto, no, romanica. La città è molto molto bella. Anche se inizia a popolare gli italiani, ormai inizia. Ne abbiamo incontrati. Ieri neanche uno, oggi la marea. Ne abbiamo incontrati tantissimi italiani. Allora, dopo ore e ore di camminata, perché ci siamo praticamente persi, ma sì, abbiamo visto delle figate nel mentre, siamo finalmente giunti nei giardini del sottoscritto, nei giardini di Bori. Quindi adesso andiamo a girondolare per qua.
forse l'edificio più antico e bello della città, probabilmente il mio preferito, la Rotonda di San Giorgio, un po' nascosta ma facilmente raggiungibile. Trasmette una sensazione di grande pace e armonia, qualcosa che davvero va oltre il tempo e quasi lo blocca. Comprende la chiesa cristiana e mattoni rossi di San Giorgio e dei ritrovamenti archeologici sul retro di essa, risalenti al IV secolo d.C., ai tempi in cui la città ospitava gli imperatori romani Galerio e Costantino. La sua costruzione coincide col periodo di maggiore prosperità della città. La basilica fu eretta come martirion, cioè edificio religioso dedicato ad un martire, e nel 313 d.C., quando il cristianesimo venne accettato nell'impero romano con l'editto di Milano di Costantino, divenne un battistero. Come molti altri edifici di Sofia, anche questo è stato danneggiato e ricostruito più volte, ha avuto diversi utilizzi e anche qui non manca quella sensazione di anima che ha dovuto mutare e adattarsi, una sensazione davvero intensa che ho percepito in diversi luoghi di questa città, ma in questo più di tutti. Fu danneggiata per la prima volta dagli Unni e ricostruita da Giustiniano nel 447 d.C. Qui venne ribattezzata ufficialmente come chiesa cristiana e dedicata a San Giorgio. La cupola fu distrutta e ricostruita più volte a seguito di terremoti e successive conquiste. L'interno vanta ben 5 cicli di affreschi risalenti a 5 periodi storici diversi. Il primo, più antico e rovinato, risale al VI secolo d.C., probabilmente quando la chiesa fu consacrata. Il secondo risale invece al primo regno bulgaro, cioè IX-X secolo d.C. Il terzo risale invece al periodo del dominio bizantino, XI-XII secolo d.C. Il quarto ciclo risale al secondo regno bulgaro, circa XIV secolo d.C. Successivamente a questo periodo iniziò il dominio turco e la chiesa di San Giorgio venne trasformata nella moschea Gul Jamasi. Gli affreschi al suo interno vennero coperti e i muri dipinti con motivi floreali. È questo periodo che risalirebbe il quinto ciclo di affreschi, circa il XVI secolo d.C. Dopo la liberazione dagli ottomani, la rotonda fu abbandonata e conservò i resti del principe Alessandro di Battenberg fino al 1898, quando fu spostato nel mausoleo appositamente a lui dedicato che abbiamo già visto. Nel 1915 la rotonda fu ristrutturata e riprende il titolo di chiesa. Gli affreschi precedentemente coperti furono riportati, per quanto possibile, alla luce e sono quelli di cui abbiamo appena parlato. Questi affreschi sono una forte testimonianza del periodo di grande splendore vissuto dalla città prima del dominio ottomano. La visita è assolutamente consigliata per vivere un tuffo nel passato e vedere con i propri occhi le modifiche che uno stesso edificio ha subito nel tempo per via dei diversi utilizzi e delle diverse influenze culturali. Dopo un lungo periodo di restaurazione, dal 1998, la chiesa di San Giorgio è stata riaperta al pubblico. Allora, ci troviamo alla Banja Bašti Moschea, che è quella che vedete alle nostre spalle con quel corretto che vi illuminerò. È fighissima dentro, vi consigliamo assolutamente di andarci, dovete togliervi le scarpe, quindi o mettere il velo se avete, se siete donne. E assicuratevi di non fare come sottoscritto che aveva le calze bucate. Anche perché l'interno è tutto pieno di tappeti. È molto bellissimo, bellissimo, assolutamente da vedere. Lì ci sono invece i bagni termali, eccole lì, là dietro. Bellissimo. E lì c'è la fontana con l'acqua calda dove tutti bevono allegramente. Esatto. Bellissimo, andatevi assolutamente. Quindi qui c'è la moschea, qui c'è il bagno. Cioè, e di fronte, esatto, c'è il mercato generale. Esatto, adesso girerò la telecamera. Questo qui. Yeah. Questi sono i mercati generali. Casa dolce casa. Quindi niente, tornate a casa, la vacanza è finita, si torna alla vita normale. Siamo arrivati a casa, credo che ci sia tipo a casa, a Torino, dobbiamo ancora arrivare a casa. Comunque credo che abbiamo avuto tipo la buona stella oggi perché abbiamo preso tutto
al pelo, cioè c'è nel senso... anche una scena tipo film di quelli, esatto, che correndo in mezzo, perché proprio siamo arrivati noi e chiudevano le porte, cioè proprio abbiamo avuto troppa fortuna, siamo arrivati proprio giusti in tutto, è veramente miracolo. E ovviamente se fino a ieri qui c'era il sole che splendeva, qui oggi sta piovendo, piove, giustamente portiamo noi la pioggia, yeah. Have a nice day! Ok, e la nostra esperienza a Sofia finisce qui. Ci siamo trovati veramente benissimo, è stata una bellissima esperienza, una bellissima città. Tutte le persone con cui siamo entrati in contatto sono state molto gentili con noi, molto accoglienti. Ci siamo sentiti veramente, veramente benissimo lì. Non vediamo l'ora di tornare. Voglio sapere assolutamente, perché la guida non lo diceva, come mai avete il leone come simbolo? Ah, questo leone che ovunque, che cosa rappresenta per voi? Fateci sapere se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto in generale questo format. E alla prossima nazione, alla prossima questa volta? Alla avventura. Prossima avventura? Siamo sfiniti, cioè, tutte queste corse oggi sono state devastanti. Niente, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!